Da un po' di tempo con tutto il team di HDBlog abbiamo avviato una serie di video dove vi consigliamo un prodotto tecnologico piuttosto che un altro. Ma come prendiamo queste decisioni? Quali sono le motivazioni e le domande che ci facciamo per selezionare i migliori dispositivi? Qualche giorno fa ci siamo messi a tavolino con Davide, che prova ogni mese miliardi di computer, e abbiamo stilato una serie di aspetti da tenere in considerazione quando si va a scegliere il miglior portatile. E ora li vediamo insieme. La primissima cosa da chiedersi quando si deve acquistare un notebook è: cosa ci devo fare? Qual è lo scenario d'uso in cui maggiormente utilizzerò il mio nuovo computer? Da qui abbiamo una prima e forte differenziazione tra i diversi dispositivi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sempre più rapida evoluzione nelle categorie dei notebook, e sono nati quindi quelli devoti al gaming, quelli per i creatori di contenuti, quelli che invece servono per lavorare in mobilità e non hanno bisogno di molta potenza. Infine ci sono anche quelli un po' più semplici per un utilizzo domestico. Le linee di demarcazione tra queste categorie spesso sono un po' sfumate. Ad esempio, un notebook per giocare potrebbe essere anche adatto a fare dell'editing video per i creator, ma una volta compreso questo dettaglio, la cosa che maggiormente dovremo osservare in un notebook sarà il suo processore. Specialmente nel 2020 è nata una forte diatriba tra i sostenitori di AMD e quelli di Intel. Se fino a qualche anno fa la scelta migliore era quella di acquistare una CPU Intel, ora abbiamo diverse possibilità con i nuovi processori AMD Ryzen, specialmente quelli della serie 4000, che stanno dando filo da torcere ai più canonici Intel Core. Diciamo che ad oggi non c'è una scelta giusta e una sbagliata, ma entrambi i brand differenziano i loro processori in due macro categorie: quelli della serie U e quelli della serie H. La serie U, ovvero quelli che hanno un basso consumo energetico, 15-25 watt all'incirca, e questo si riflette anche sulle prestazioni, che sono discrete ma non elevate come quelli della serie H, che consumano di più, solitamente dai 35 watt in su, e hanno delle prestazioni molto più elevate. Solitamente quelli della serie U li troviamo in ultrabook un po' più fini e leggeri e con un sistema di dissipazione del calore abbastanza piccolino, mentre gli H si trovano in macchine per lavoro più pesante o anche nei PC da gaming. In realtà nei processori Intel abbiamo una ulteriore serie Y con consumi ancora più bassi, 5-7 watt al massimo, e sono spesso dedicati ai PC che hanno un sistema di dissipazione del calore fanless, quindi senza ventole in movimento e di conseguenza anche una potenza ridotta. Questo però è un'iniziale differenza nelle CPU. Parallelamente c'è anche una ulteriore categorizzazione con gli Intel, che hanno le linee Core i3, i5, i7 e i9, mentre con AMD abbiamo i Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. La cosa che accomuna queste due linee di prodotti è che col salire di numero, col passaggio quindi da i5 ai i7 o da Ryzen 3 a Ryzen 5, si ha un aumento dei core, ovvero la quantità dei nuclei operativi del processore. Attenzione però, perché questo non significa che avere più core corrisponde a una maggior potenza. Ci sono diversi aspetti da considerare, come la frequenza operativa o anche la tipologia dei programmi che andremo a usare, perché tornando a monte dipende tutto dal tipo di utilizzo che ne faremo col PC, in quanto non tutti i programmi sono in grado di sfruttare contemporaneamente la potenza di tutti i core. Spesso infatti quelli più semplici utilizzano un singolo core. Dopo questa infarinatura sui processori, l'ultima cosa da tenere in considerazione è la generazione delle CPU. Prendiamo ad esempio AMD, perché un Ryzen 5 della serie attuale 4000 è profondamente diverso da un Ryzen 5 della serie 3000 dello scorso anno. Insomma, bisogna fare molta attenzione, però una volta che avrete capito questi piccoli dettagli sarà tutto molto più semplice. La seconda componente da guardare con attenzione è la scheda video. Diciamo che se non dovete giocare o fare elaborazione grafica, potete tranquillamente saltare questo passaggio, perché attualmente le GPU integrate nei processori o anche quelle meno potenti sono in grado di reggere tutto il carico di lavoro di qualsiasi operazione, anche la gestione di monitor esterni in contemporanea. Con le schede video è un po' più difficile addentrarsi nell'analisi di tutti i piccoli dettagli che le compongono, ma il succo è sempre lo stesso: più si spende e più si ha potenza a disposizione. Spesso però
tutte queste prestazioni non ci servono, perché se ad esempio dovete giocare con un semplice monitor 1080p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, allora andrà bene una GPU di fascia medio-bassa. Se invece volete avere un'esperienza un po' più fluida, i 120 Hz, o anche salire di risoluzione con il 1440p, allora bisogna guardare la fascia medio-alta. Se invece siete proprio degli enthusiast, allora dovete per forza acquistare una fascia più alta del mercato, quella più costosa, che però vi permette di giocare in 4K e a 240 Hz. Una delle cose che spesso viene sottovalutata nella scelta di un PC è la memoria, che forse è una delle cose più importanti, sia la RAM che quella a disposizione per archiviare i file. Per quanto riguarda la RAM, noi vi sconsigliamo di comprare un PC con 4 GB o meno, perché per tutte le operazioni odierne sono troppo pochi, e anche per un utente base. Non ha senso risparmiare troppo su questo componente, perché nel giro di poco tempo vi troverete a saturare continuamente le risorse a disposizione. Per l'archiviazione invece ci sono due tipologie di prodotti, le SSD e gli hard disk meccanici. La soluzione è molto semplice: se volete avere un prodotto veloce dovete acquistarne uno dove il sistema operativo è installato su SSD. Ad esempio un PC con un Intel Core i5 ma SSD sarà più rapido nell'uso quotidiano di uno uguale ma con i7 e hard disk. La velocità di accesso ai file è ciò che fa la differenza nella rapidità di un PC. I dischi meccanici li possiamo considerare come facenti parte di una vecchia generazione. Hanno ancora senso per archiviare molti file anche di grandi dimensioni, quindi spesso tornano utili per conservare dei film, foto o giochi. Tornando invece alle SSD, invece abbiamo anche qui due ulteriori categorie, le SATA 3 e le NVMe. Quest'ultime sono decisamente più veloci, però diciamo che non sono indispensabili per i task più comuni, ma sono ben gradite nei portatili di fascia un po' più alta. Andiamo oltre e passiamo al display, che sia LCD o OLED nei portatili non ci importa. Per un portatile da 13 pollici la risoluzione più adatta è il 1080p, o ancora meglio il 1440p. Spingersi oltre su soluzioni 4K lo trovo un po' inutile, perché su una diagonale così piccola non si riesce a goderne al massimo. Su un 15 pollici ha più senso, anche se comunque dobbiamo tenere in considerazione che le soluzioni 4K consumano maggiormente. Molti credono che questa sia fantasia, soltanto un mito che si continua a raccontare. In realtà più aumenta la risoluzione e più i consumi salgono, per due motivi principali. Prima di tutto, il rendering delle immagini 4K è più pesante per la scheda video, che dovendo lavorare di più va anche a consumare più energia. Il secondo motivo è un po' più complesso, ma provo a semplificare il tutto. I pixel di un pannello LCD non emettono luce propria, ma sono retroilluminati. Più questi sono fitti e più sono concentrati in uno spazio ristretto, maggiore sarà la retroilluminazione necessaria per raggiungere una luminosità del pannello accettabile. Quindi il 4K semplicemente consuma di più. Nei prodotti più economici è più semplice, però è facile imbattersi in un display da 1366p con una tecnologia TFT. Stateci alla larga, perché prodotti del genere ormai non sono più consigliabili e gli schermi LCD, Full HD si trovano anche in soluzioni dal prezzo basso. Io vi consiglierei anche di fare attenzione alla rifinitura dello schermo, perché se dovete usare il portatile molto spesso in mobilità o vi trovate in esterna in luoghi con strane sorgenti luminose, allora è meglio prendere un display opaco che non crea degli strani riflessi, oppure uno con un vetro lucido che abbia però un trattamento antiriflesso eccellente. Finiamo con l'autonomia, e anche in questo caso il budget fa la differenza. I portatili economici difficilmente hanno una buona autonomia e soltanto con le ultime CPU i consumi si sono contenuti notevolmente. Ci sono però importanti differenze sui watt ora, ovvero sulla capacità delle batterie. E se volete avere una ottima durata al di fuori del vostro ufficio, allora scendere sotto i 50 watt ora è sconsigliabile. Sappiate però che non troverete nessun portatile con una capacità oltre i 100 watt, perché questo è il limite massimo consentito per viaggiare con un portatile in aereo. A parità di dimensioni della batteria potremo però avere delle autonomie differenti. Ad esempio un portatile con un processore
della serie U o ancora meglio della serie Y non ha necessità di una capacità elevatissima per avere una buona durata. Al contrario, un portatile da gaming con una scheda video potente, un processore della serie H e una batteria da 99 watt ora potrebbe avere un'autonomia inferiore rispetto a quell'ultrabook con una batteria un po' più piccola. Insomma, questo era quasi tutto quello che dovete sapere e vi dovete chiedere prima di andare a comprare un nuovo portatile. Ci sono sicuramente altri aspetti da considerare, come il sistema operativo preferito. Tendenzialmente si dovrà scegliere tra un PC Windows e un MacBook. Per chi invece usa Linux, diciamo che non c'è problema perché smanettando un po' si riesce a installare ovunque. Poi ci sarebbe anche la questione delle porte, della qualità delle webcam o delle casse, ma tutti questi li possiamo considerare come degli aspetti aggiuntivi perché le cose più importanti le abbiamo già citate. Ma fatemi sapere qua sotto nei commenti se per voi ci sono degli altri aspetti da considerare ai quali solitamente voi dedicate più attenzione o comunque su tutte quelle cose che andate a controllare quando acquistate un nuovo notebook. Io, come sempre, vi saluto e vi invito anche a lasciare un like e un commento e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, da Lorenzo.